freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. The things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. Life we're living. Oh cazzo, oh merda, porca troia. No. Porca troia. Puoi anche andare più piano, cioè guarda qua, cioè, non è che sei sull'autostrada, cara. Ma stia un attimo calmino, che non vi ho visti proprio. Stavo a cosa Ti puoi fermare un secondo che fa spalla 2 lei, così scende e sale normale? Grazie. Ce la fa? Ah, ma lei è viva? Sì, lei sì. Ah, ok, solo allora io sono... ti finisco a te così. Oh, al medikit, fermo. Aspetta, al medikit. Ho medikit. Ho medikit. Perché non lo dice? Perché non parla? Perché stavamo parlando. Perché sto occupata, cara. Sei capito. Tu quello che fa una stronzata, non è colpa mia. No, no, siete voi che stavate in mezzo. No, no. Dai, Dai, 300 all'ora dentro un parcheggio. Ma quale 300 all'ora? Ma dai, ma dai. Ah, mi insegni a guidare? Voglio fare una gara? Guarda bigliettoni. Vabbè. Prima impara. Impara a guidare. No, tu impara a fare RP, che stavi a terra. Parla normalmente. Va. Salve, eh? Si può levare un attimo le scarpe che la vedo bruttissima? Oh, adesso me le tolgo, sì sì. Bella questa canzone, questa è bellissima. Salve. Pronto? Chi è?
Vamos! Quanta fretta, ma dove corri? Dai, vedrai. La 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 la. Lui è il gatto ed io la volpe. Siamo in società. Chi vuoi ti puoi fidare. I got the feeling tonight. I got a feeling tonight. I got a feeling tonight's gonna be on a blue moon night. I got feeling. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the way you speak. Ehi ragazzi, niente. Firma per l'8 per 1000 alla pensa il nuovo senso da. Migliora la cura delle tue genitori con il nuovo Meridol. Per 164 km, proseguire dritto. Lo sapevi che trascinando questo bottone posso ridurre o aumentare la dimensione diverse per genere, come andare a fare gli altri parametri? Adesso la traccia venga. Every night gonna feel my good night. Gonna feel my good night. Hello. And good night. There's a million other people with the same stuff. All fits every perfectly. Every night gonna feel my good night. Good night. That tonight's gonna be a good night. Feel tonight's the night. Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash. Like oh my god, like oh my god. Ma lei è Barbie? Come on, let's kick it. Siamo uguali. No, non sono Barbie. Siamo uguali. Ah, grazie. Però non sono Barbie. Le tecca selfie? Le tecca tecca selfie. Pronto? E lei che è? Chi è? No, dico, è lei? Chi è? Io che sono? Non la conosco. Sono Giulietta, è Capoletti. Ah. Signorina, la prego, si tolga le scarpe perché è bruttissimo. Levi le scarpine? Ah, ok. Minchia! Ancora brutta. Ho fatto un meme. No, no, adesso è bellissima. Ma okay. Tutte Barbie? Sì. Tutte Barbie Girl. Io sono l'originale, però. No, l'originale. Ma lei è Rosa Pucci? No. Chi è, allora? Ho capito chi è lei. Chi sono? Chi è? Chi sono? Barbie? È Barbie. E lei chi è? Io non l'ho mai vista questa signorina qui.
è nuova. Me la presenti? Non è mia cognata. Sua cognata? Sì. È libera? No, se è mia cognata non è libera. Che vuol dire? No, no, no. Cognata, scusi. Allora, aspetta, lei è sposata, no? Sua cognata? No, è fidanzata. Sì, sì, sono fidanzata. Vabbè, non sono gelosa. Cos'è che ride? Perché ride? No, niente. Perfetto. Vabbè, signorina, devo fare un memino. Vabbè, Volevi qualcosa da bere? Io? Aspetta, devo chiedere a DJ signorine un po' come fa a fare mashup un attimo. Oh, DJ, DJ, ma come fai a fare quei mashup da urlo? Spiegami un po', raccontami un po'. Sono segreti del mestiere. Eh no, fra, dai, dimmelo. Che cazzo di programma usi, fra? Bro. Che programma uso? Nel cervelletto. Sì, nel tipo cervelletto uso. Puoi parlare pure OC, non ti preoccupare. No, vabbè, so cose mie, nel senso. Vabbè, che tipo di programma? Che programma è? Allora, FL diciamo studio. Che. Sì. Sì, ma è roba complicata, cioè tipo tu metti la traccia, te le vai a ricercare, oppure, cioè tipo sulla canzone no, di prima di Good Times, che ci hai messo tutte quelle parti vocali diverse. Sì, sì. Cioè tu praticamente hai isolato le tracce, le hai fatto manualmente, allora. Ho tagliato parti di canzoni e le hai aggiunte. Ho fatto un unico beat in modo tale che non succede poi un casino. Infatti quello stavo dicendo. Vabbè, minchia, non ti pesa un po' troppo un beat intero? Solo quello volevo capire. Vabbè, con FLS ci sono un sacco di programmi. Vabbè, grazie mille, gentilissimo lei. Arena, bravo, è stato bravo. Arrivederci. Salve. Lei mi sembra molto pensierosa, non posso sapere cosa... Oh, ne ho un'altra, eccola là, è un'altra. Let's make a selfie? Mm-hmm. Ma lei si è rifatta le bocce, io ce l'ho più grandi comunque. Mm-hmm. Guardi. Questa è tutta naturale. Non come lei che sono siliconate. Hai ragione. Ragione? Strano che lei mi dia ragione. Cos'è, hai i brufoli sotto la maschera? Perché non se li leva, se la leva questa maschera? Signorina, perché... volevo qualcosa. Sento un po' di puzza di ascelle stando qua a fianco a lei, tengo la maschera per quello. Io puzza, mi puzza l'ascelle. Lei ha detto bianco? Sì. Io vado un attimo a fare delle cose qui torno. Io sento un po' di puzza di vinilica, Sì. Vuole io li lavo? Mm-hmm, va bene, con la lingua va bene. Che vuoi? Vabbè, allora andiamo. Dove andiamo? Hey. Ciao bella, mi puoi dare un 3-3? O un 5-5, quello che vuoi. Pago io, offro io la signorina. Fai tu, Rosa. Pago io. No, pago io. Non ho paura. Allora che si dice? Tutto bene, lei? Tutto bene, mi hanno detto che lei ha cambiato, è al suo decimo marito. Io? Addirittura? Sì. Non sapevo di anche più del marito, pensi? Hanno detto bene? O no? Sto dicendo che non sapevo neanche di averne marito, si figuri. E quindi niente, non sapeva di essere sposato, ho capito. Esatto. Aio! Ma questo è un pazzo! Lei ha menato delle donne! Io adesso chiamo la polizia, la faccio arrestare! Sì! Mi salverà la sceriffa, mi salverà! Ah, è una sceriffa, è una sbirra! No, una bocchina! Allora, come una bocchina? Guardi, lei non si deve permettere, qui non vige il patriarcato, vige il matriarcato! Sì! Capito? Oh, scusa! Oh, astruzzo! Guarda che picchio, come uno scaricatore di porto, Come... un scaricatore di palle. A posto. Grazie. Stai attento, Stai attento. Non fare lo stronzo. Ok. Già sa tutto. No, cioè che cazzo ne so. Stai attento, non toccare la mia amica, Diglielo. Amica.
Lei è la mia migliore amica, non vede che siamo tutte Barbie? Collaborazione con te, potresti fare qualcosa però, eh. Anziché di non fare un cazzo H24. Sta arrivando la polizia, eh? Sì. Beh, quindi... Dai, su, spiega cosa si vince. Allora, si vince un cazzo... In omaggio. In omaggio, cioè quello in omaggio. Mm-hmm. Poi si vince un R33 come primo premio. Ok. Un full kit gratis al Japan su una delle tue auto. Mm-hmm. Oppure, se sei sfigata come una merda, vinci un 50-50 da tuo lavoro. Ok, va bene. Va bene, va bene, ci provo. Cioè, in realtà volevo partecipare con due macchine, perché una non so quanto riesco a modificarla. Eh? Se porti due macchine è come se fossero due iscrizioni. Sì, sì, ma certo, ovviamente. Ok, e allora, cioè, sono 40.000. Sì, ma vabbè, aspetta un attimo, fammi fare prima l'iscrizione per una, poi così vedo se... Ok, non le fa l'iscrizione, perché c'è una cosa, perché a me non me l'avete proposta? C'è un raduno, vuoi partecipare? Raduno di cosa? Di che cazzo sta arrivando? Cos'è sta scimmia di gente? Ma che è? No, Doraemon, mi devo fare la foto, mi devo fare la foto. Ho fatto il team, ho portato, eccolo. Ti faccio la foto. Doraemon, Doraemon, che cazzo speciale. No, Doraemon, vieni qua. Come sta affollando, un attimo solo. Ehi, Doraemon, vieni qui. Tutti i clienti ti ho portato. Ah, ciao, Dris. Hai visto? C'è Doraemon. No, sono aspetta, aspetta, voglio fare solo una foto. Voglio solo fare una foto, voglio solo fare una foto, state calmi. Facciamoci una foto tutti insieme una foto. Venite. Tutti insieme, allora. Andiamo. Ragazzo. Ragazzo, vai. Allora, Doraemon sta vicino a me. Dietro di lui, vai. Mettetevi tutti qua, mettetevi. Allora, facciamo dei bei segni. Non posso, sennò faccio così. Bellissimo, aspetta, oh, non vi muovete, se no viene la merda, Ragazzo. Bellissima, guardi, complimenti, signor Doraemon. Ragazzo. Ma bellissimo. Lei è bellissimo, arrivederla. La gang. C'ho una palla qua, oddio. Ma chi gliel'ha fatta queste tatuaggi? Sono uguali al mio fidanzato. Andiamo, via, sei cazzo, sei. Via. Da quando è che è stata assieme? No, da poco. Come? Non so mica. Vengo da quando sei. Dica. Da poco. Ho capito. Quindi ci vieni al raduno? Non mi ha fatto sapere niente quella. Allora, praticamente c'è il raduno di auto il 29 al Japan Garage. No, è questo qui. Quale? Al Japan Garage? A che ora? Sì, al Japan Garage, esatto. E si vincono 3 premi. Se sei tra i primi 3 classificati. Ah, carino. Se ti fa piacere... Puoi venire, si paga l'entrata solamente da noi, 20k. Bellissimo. Quanto si paga, scusa? 20k. Ma devo pagare adesso? Se vuoi, sì. Se vieni, sì. Ma il problema è che... se poi non vengo... Cioè, vabbè, posso sempre pagare poi quando vengo, no? Praticamente devi venire da noi qui, devi pagare e puoi andare lì. Minchia. Sì. Mi lasci il suo numero così magari la chiamo, mi lascia il coso. Il numero? Sì, così la chiamo e dico guardi voglio andare a fare l'evento e vengo a prendere il biglietto. Mm-hmm. Va bene, ok. Allora ci scambiamo i numeri se vuoi, così certo, poi dopo mi mandi un messaggio. Certo, signorina. Ok. Sa come si scambia, no? Le insegno un modo veloce per farlo. Allora, lei faccia impostazioni. Vada su Share Contact. E lei condivide il numero. Pronto?
Mi sa che ho già inviato. A me? Vediamo. Sì, sì, già inviato il numero. Vediamo, vediamo. Sì, è arrivato. A te ti è arrivato? Sì, Giulietta. Sì. Giusto. In carne ed ossa. Ok, perfetto. Fammi vedere le unghie, come ce le hai? Ma sono benissime. Grazie. Sono benissime, ma ce l'hai il porta d'armi? Sì. Il porta queste unghie. Io ce l'ho, queste verdi, forse le dovrei cambiare il colore, no? Come vuoi. Sì, forse, forse con il tuo vestito sì, abbinano di più rosa. Hai ragione. Mi sono dimenticata. Ma devo andare sempre dal barbiere, no? Per cambiarli? Mi sembra di sì. Non vorrei sbagliare. Come cavolo si chiama? Qui non c'è un negozio di vestiti qui? Qui da noi no, solo per i dipendenti. Però appena vai nel negozio lo cambi, insomma. Va bene, ho capito. Grazie mille. Ma l'hanno lasciata sola, signorina? Ah, mi dici... poi dopo... Se accetti di venire al raduno, no? Io devo scrivere il tuo nome e cognome, quindi Giulietta, giusto? Aspetta, ti do... Cos'è? Ti do la patente. No, tranquilla, quando... Ok, Giulietta Capuleti. Ok, perfetto. Te conosce Shakespeare? Se vieni, mi fai sapere, così ti scrivo nella lista, insomma. Va bene. Okay, aspettami, ripeti un po'. Cosa c'è? Un raduno al Japan e si vincono queste macchine, no? Sì, si vincono. Se sei tra i primi tre classificati, si vince una macchina, la prima, però aspetta, ti dico di preciso quale. Come professionale lei, comunque. Proprio professionale. Professionale. Allora, i premi sono questi. Una R33. Una Ford. Non so. Sinceramente io non me ne intendo di macchine. Però è una macchina beat, penso. E poi, se sei il secondo classificato, vinci full kit al Japan. E se sei sfortunato e sei terzo, invece vinci 50x50, insomma, di cibo e bevande. Non so, comunque è un evento carino, perché comunque c'è già gente che ci partecipa, insomma. Il problema deve vedere se il 29 ci sono, quello è il problema. Perché se capito. Non ci sono è inutile sprecare. Però se vinco mi potete sempre contattare, anche se sono fuori città. Come funge? No, comunque ci mi mandi un messaggio quando sei in città. Se sei in città ci becchiamo. Insomma, vabbè. E non è un problema. Vabbè. Oh, scusa. Senti, mi dai una birretta? Una birretta? Sì. Va bene. Allora, ti dico cosa c'è, perché la birra non c'è. Aspetta. Allora, c'abbiamo rum, tequila, whisky o cognac o vodka o un drink. Ma tutti alcolici, non c'è non alcolici? Sì, tutti alcolici, non c'è una birretta, ho visto. Dovrei contattare Bianca. No, dammi quello che vuoi, dai. Ok. Ti offro un drink, allora. No, no, non ce n'è bisogno. Vabbè, offro.
Come vuole. Grazie mille, un big back. No, niente. Meglio, gentilissima signorina. Qualsiasi problema mi chiami che lo risolvo io. Va bene, grazie. Non c'è problema. E allora niente, ci vediamo, ci si becca. Sì, sì, ci becchiamo. Come i piccioni, quando dicono ci becchiamo, i piccioni si becchiano. sì. La battuta. Arrivederci. Arrivederci, ciao ciao. Ciao ciao. Niente più regali. Le ruote di questa macchina che fine hanno fatto? Non lo so. Ribassato l'assetto. Io non è il mio meccanico. Io faccio solo il job. Mario, io non sento più la gente. Ok, Milano, è cambiato. Bianca, hai fatto la telefonata? Vieni qua. Vedo tutto verde qua. Dai, lo andiamo. Andiamo. Ciao ragazzi. Ciao. Shalala, e non più nei love you give a bene. Me ma fa to the play your game. You give love. Jogging low. Campato. Di chi è questa sopra? Mi sono iscritto. Di chi è questa sopra? Sì. Adesso devo andare a modificare due macchine. Ma questa è bit? Cioè, devo portare due macchine. Questa è bit, scusate. Quella rosa sì. Porca miseria, è bellissima. Grazie. Quanto vuoi? Ma è tua? Sì, è mia. Quanto vuoi per quella? Cosa, 50 bit? Quanto costa? 50 bit costa, porca puttana. Sì. E non c'è possibilità di averla in sconto. Oh, stronzo! No. Con la mia macchina! Comunque, ma guarda, questa non è la Supra, scusa. La Supra si può comprare. Ma già. Che cazzo di Supra? Quella là è la Supra. Sì, quella è la Supra, però è tipo la Supra questa. Sì, è proprio uguale, guarda. Aia. Io sto per svenire. Mi piace come si compenetra dentro. Io pensavo che lei era stupida, ma c'è qualcuno qua che la sorprende. Sta dicendo a me? No, no. Quindi lei sta dietro. Dicendo che le bionde sono stupide. No. Io ho detto che pensavo che lei era stupida, ma c'è qualcuno che la batte. Tipo lei che la batte, lei. Cosa stanno sentendo da me? Ha detto che è uno stupido. Lui ha detto che sei stupido. Ma dai. Ti mascherate qui, ma... allora anch'io mi metto la maschera. Cioè, hai permesso maschera, cara. Certo, che no. Perché lei è uno sbirro? No. Bianca, vieni qua. Bianca! 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 Vabbè, quindi devi partecipare col catamarano blu là in fondo. Sì, guarda, ti faccio dire anche quel catamarano. Cioè, questa è tua? Il doppio della tua. È tua questa? Questa costa almeno 200 bit. Sì, è bit del limited edition. Quanto costa? Quanto fa sta? Questa minimo 400 all'ora deve fare, porca puttana. Ma che cazzo, ma che cazzo di...
bellissima, ma questa che è? Ma tu è, sei quella lì del, del BMW? Come tre? Io? Ma bro, io e te ci conosciamo, cioè io... Ah, può darsi. Minchia! Beh, questa è Bit? Questi cerchi lì sei meravigliosa, guarda. Questi single ti spompinerei. Ti spompinerei. No, e poi si emoziona. No. Dai, ma puoi mettere quei cerchi? Cioè, adesso guarda... Oh, ma sono una tipa, cioè, ma cosa devo mettere? I cerchi... Questo è avere stile con i cerchi orsetto. Capito perché non la usi. Ok, adesso non... Ma perché non la metti, scusa? Non la uso più, devo sistemarle un po' l'handling. È buono. Non mi... Minchia, che gran gusti. No, la lettone non allora, c'entra un qual cazzo. È più bella? Secondo me la mia è più bella rispetto a me. Ma vabbè, ma l'ho fatta 30 anni fa sta macchina. Ma, tu detto signorina, che mi ha rigato la macchina. No. Ma guardi che cosa, che sfregio mi ha fatta la macchina. E qua l'unica mi deve ripagare. L'unica cosa bella è la Premagic. Mi deve ripagare, signorina. Sì, ah, del gattino. Sì, sì, cioè, sì. Guardi che mi ha fatto, voi due siete testimoni. No, no, non ho visto nulla, non c'è nulla. Guardi, guardi, c'è una raschiata qua. Ma invece quella della signorina che macchina è? La mia? È la Sultan RV 8000. Non è importata. Come non è importata? Certo che è importata. No, non è importata. Certo. Vuole fare una gara, signorina, 50.000 bigliettoni e rispetto della città, che ne dice? No. Andiamo sulle montagne Fukushima, andiamo a driftare. Al momento non ne ho voglia. Come non ne ho voglia? Non ha voglia di perdere? Ciao. No, non ho voglia di salire in macchina e fare la gara. E ci salgo. Vabbè, ma mica adesso. C'è qualcuno che ha le palle di ciao, sfidarmi? Andiamo al Japan. Mi lasci che apro l'inventario magico. Sì, dai, dai, però yeah, andiamo con la mia, ti prego. Siamo in tre. Vabbè. Vabbè, ci sta spazio anche per lui. Mamma mia, sali. Vieni attente, non è il modo di sulla gamba merda. Aia! Scusi signorina, mi ha fatto il danno, mi devi riparare il danno alla macchina. Oh, scusi, non volevo, arrivederci.
Nonno, aiutami, mi vuole rapire, nonno! Mi vuole rapire, nonno! Oh, che è successo? Nonno, mi vuole rapire, aiutami! Oh, ma che cazzo fai? Oh! Signorina, tutto bene? L'hanno investita? Tutto a posto, sicura? Sì, sì, sì. Minchia, ha perso un sacco di sangue. Il ginocchio. Il ginocchio, ma lo sa. Sta anche nel mio mese. Il mio periodo del mese. Sì, il mio periodo. Sì. Okay. Quello è. Ciao, chi siete? Buonasera. No, chi sei tu? Scusi, lei chi è? Vabbè, me ne vado. Ma. Timida, ragazzi. Era un maniaco, forse. Sa quelli che ti chiamano alle 4 di notte, anzi mando. Ah! Un ergastolato. Un ergastolato. A chi? Lo so. A te? No, a me avrebbero dovuto. Sei un latitantor? Forse. Come forse? E nulla. Ma hanno ergastolato il mio ragazzo. Ora è single, ma io direi di passare dall'altra sponda. Ma ti voglio di sposarlo? No. Ah. Ha fatto la proposta di metterci insieme. Chi è che mi ha mandato sto coso? Ai! Oh, ma lei è uno stronzo, eh! Oh, a stronzo! Fanculo. Aiuto, signorina, c'è un maniaco che mi insegue, eh! Nonno! 33? Salve signorina, allora posso prendere l'ordinazione? Prego, accomodatevi al tavolo che verrò a prendere le vostre ordinazioni. C'è un full kit gratuito e terzo posto 50x50, è sempre gratuito ovviamente. Ok. Cosa vi posso dare? Passo direttamente a te i soldi? No, ti faccio fattura direttamente se volete partecipare. C'è... Mi fai un bonifico? Fai... $85,000? Per fare? Poi te li do in mano? Perché non... Vai, fammi tutta la fattura a me. Ah, vabbè, quanti? 85.800. Vabbè, lascia il suo numero. 550. 2037. Ma inizia a passare i soldi, inizia a passare i soldi. A me? Signorina? Inizia a passare. Passami sti contanti. Ok. Penso stia vedendo il documento. Ma dammi tempo. Basta. Mi hai rubato $800, dammi $800. No. Dammi $800. No, non te li posso. Va benissimo. Evelyn Koch. Perfetto, perfetto. Addio. Certo. Perfetto. Signorine, che cosa vi porto da mangiare? Cucciolo, niente, grazie, sono a posto. Abbiamo del pane in crosta di pepe. Interessata? Dillo un attimo a lei. Cosa? Ciao. Allora, abbiamo organizzato un raduno auto giorno 29 luglio alle ore 22 al Japan. Vince l'auto più bella. Primo posto c'è. Si vince un'auto, un R33. Già ci abbiamo noi le stazioni 29. Cioè. Cosa? Qui sono le stazioni 29 sera. Non ho capito. Qui all'Asgard. Il 29 sera. Ah, avete già un'estrazione. Esatto. Vabbè, posso anche partecipare io. Sì, ma sì, maglietta 15. Ce l'ho fatto, perché si dovete venire con l'auto lì. Va bene. Tony, vuoi partecipare? Quindi il 29? Sì, perfetto. Sì, alle ore 22. Però Tony, l'iscrizione c'è a un costo. Tony! Di quanto? 20.000, però sono ammessi anche auto bit e custom. Per questo costa 20.000. Io? Suo fascio, sì. Ma io quindi posso venire gratis, quindi, alla fine? Posso venire gratis?
Ok, un'iscrizione, giusto? Sì. Ok, ti faccio la fattura allora e poi mi devi dire come ti chiami. Mm-hmm. Ti mostro il documento? Sì, sì, ok. Mamma, baby girl. Ma quindi posso venire gratis? No, caro, non puoi. Perché non, no? Sono io, non, perché non sono io che decido. Vabbè, mi metti sulla lista gratis. Un attimo. Ma dove? Il telefono te lo do io. Ce l'ho. Ok, a posto, segnata. Grazie. Chi non l'ha? Segna pure a me, segna. Cosa? Non puoi partecipare se non paghi l'iscrizione. Ma non c'è soldi. Posso permetterlo, farei. Minchia, non c'ho più il job. Sì. Vabbè, ma perché c'è scritto chi ha pagato e chi no? Cosa? C'è scritto chi ha pagato e chi no. Sì. Dove? Sono tutti segnati quelli che hanno pagato, quindi se te vai lì, segna pure a me. Non posso. Non dipende da me. Veramente, ma credimi. Però chiuso, paga la cosa. Peccato. Paga. Ce l'hai i soldi, dai. La pago io, da? Te lo so, non ho un telefono. Quanto costa l'accesso? 20.000. 20.000, perché sono ammessi anche autobit e custom. Ah. E allora no. Mamma mia, sei scappato dai poliziotti, tipo, mamma. Se avevo la Ferrari me la prendo. Facevo l'ingresso. Quindi non partecipi. Non vuoi partecipare, quindi? No. Ok. Ma tu che devi fare con quella faggio? Ti ritrovi una faggio. Con uno scooter. Mamma mia. No, aia! Signore, non si picchia una persona. Non si picchia una persona, signora. Aia! Oh, ma sei uno stronzo. Non picchiare la signora. Aia! Aia! Pigliatelo. Signori, desiderate? No, no. Volete qualcosa? Un panino con la porchetta? No, no. Fa parte del cinghiale? Io ho un panino. Ah, a stronzo! Aspetta. Per 10.000? 10.000 mi sono fatto. Vai. Come 10.000? No, gli fa pagare 10.000. Se no, niente allora. Niente, vai. Vabbè, ma io di niente, fai di niente, dai. Occhio, ti ho preso qualcosa! Vieni qua! Che devi fare? 10.000, va bene. Ti ho rubato qualcosa, occhio. Vieni qua un attimo con me. Ti dai la cosa che hai rubato? Ti dai. Ah, di nuovo! Ti ho rubato qualcosa. Io lo uccido. A lei? No, a te. Come a me? Manco te sei accorto, sì. Oddio, io ritorno, signori. Io ritorno. Il ritorno di Tony. Ma fa un culo a Tony, tra un nuovo Tony. Vieni. Eccomi. Dica. Sì. Se lo dice lei. Lei. Lei.
Lei. At Volvo Trucks, our long-term vision is zero accidents, and safety is at the core of everything we do. In busy urban areas, it can be difficult for even the most experienced driver. Round one. Yo, mai fai. E ce l'ha con me, mi sa, la ragazza. Scusi. Che è quella che ti sei fatto? Ma che è? Vaffanculo. Minchia, li porta molto bene però, sa? Sì, ma si fa una skin care per avere una pelle così? Vabbè, pazienza, no, non mi spiace. Però scusami, nonno, ma come fai ad avere una pelle così bella a questa giovine età? Alle. Fai la skin care? Beh, ti tieni in forma, ma secondo me te nel tuo villone c'hai la tua bella palestra. Sì, si vede. Vabbè, dai, nonno, comunque l'importante è che... Cioè, non è astemio che non beve, comunque. L'importante è quello, perché se poi... Appunto, no, l'importante è che non beve, perché sennò poi... Madonna, esatto, ma che elasticità, persone, minchia, minchia, ma con la sua giovine età... No, apache brutto. Mamma mia, a te ogni giorno mi sorprendi sempre di più. Ma che... Ma dai, sui 190 anni! No, ordered guard, Topin Biomet States in 2017. No, stia calmo, no. No, frate, ma che io non mi c'è. Ha bisogno. Ma che cazzo ho combinato, no, porco dio. Ma fatti riassume, no? Io. No, non tu, lo sto a parlare. Aia! Aia! Puoi scendere, ma aia! Aia! Oh, ma un nonno è matto! Fermatelo un nonno! Oh, mai fai! Fermatelo un nonno, cazzo! Non te faccio prendere. Vabbè, nonno, noi dobbiamo andare. Ciao, nonno! Buona giornata, bevi poco. Anzi, boom, non bere proprio, bye. Boom, baby, bye! Round one, ready? Yo!
brother. There's an endless road to rediscover. One, ready?
da altre regioni che sono laureati in Molise e oggi lavorano qui, certo il risultato è una vera prospettiva per il futuro. Chi lavora in Molise o quelli che sono venuti da altre regioni che sono laureati in Molise e oggi lavorano qui più. Purina One Defenses. Bilancia i batteri intestinali per aiutare a proteggere il suo microbioma. Roku Jin. La perfetta. Sta sto cazzo basciato che non lo vedo sto basciato.
cazzo di mashup di merda.
around. You're how it got me now. I'm not going now. And you're the reason I stay in my room. Just trying to make it through. Can't stop missing you. Like every weekend. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Project Management. Six feet underground, you're how it got me now. I'm not going now, and you're the reason I stay in my room. Just trying to make it through, can't stop missing you. Like every weekend, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to. Yeah.
esperto, dentro esperto, poco è tu. Compro tre appartamenti, un bar per pensare. Sono con la mia cena, dentro esperto, poco è tu. Mi senti? Adesso sento. Bello. Allontanatevi, allontanatevi, devo parlare solo io, allontanatevi. No, babbe, ti va se ci prendiamo qualcosa da bere che te offro io? No. Non esco con quelli che hanno il conto sotto a $20,000. Io c'ho il conto sopra un milione, pensa un po' te. Sotto 20 milioni di dollari. Ma fatti finito che ti ho dovuto prestare 80k, ti ho dovuto prestare 80k. Ma... Arrivederci. Ammazza che cafone. Ma va, che aia, oh, affanculo, stronzo. Quel maniaco mi ha violentata. Vabbè, non si preoccupi, adesso c'è lui. Lo vedo molto sveglio, infatti, subito è accorso. Vabbè, e niente. Va bene, ciao.
niente può impedire a Capitan Findus di catturare la freschezza. È così che rende unici i suoi fiori di merluzzo, sfilettati freschi e surgelati entro tre... Raga, un cazzo! Brian, dice dove sei? Il numero, dimmi il numero. Che numero? One. Ready?
6 feet underground. You're high without me now. I'm not going now. And you're the reason I stay in my room. Just trying to make it through. Can't stop missing you. Like every weekend, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay. Small talk, I see the future, the picture's unlocked. And with my head.